Salve, giro questo video per festeggiare i miei 2 disiscritti perché ero così contenta di aver preso 2 iscritti in poco tempo e invece sono scomparsi di nuovo. Mi dispiace, ragazzi. Penso che erano maschi perché, come dire, i miei ultimi video non erano così pro uomini. E quindi, diciamo, questa volta direi di non parlare sempre di maschi perché basta. No, ok, no, sto scherzando. Comunque, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Allora, il mio periodo di scopo gara momentaneamente si è bloccato perché la mia amica sta facendo un po' la nomade. Infatti, questo è uno dei suoi ultimi regalini. Troppo carini, adoro. Cioè, la devo usare assolutamente. E ho sempre voluto le matite così da quando vedevo la televisione. Non sono una bambina contenta. E niente, questa mia amica sta a fare un po' la nomade e quindi non sto andando. Adesso parlo anche romano. E quindi non sto andando a ballare per il momento. Però non è finita qui. Non è finita qui. Poi, diciamo che appunto in questi momenti di solitudine mi piace un po' di scazzeggiare, di andare un po' da sola in giro, fare shopping, quelle cose diciamo che da sola te le puoi fare un po' più tranquille, dei giretti improvvisati. E infatti oggi mi sono comprata questa pena di Hello Kitty, da bimba minchia. Però, ce lo devo dire, non mi vergogno di ammettere la mia passione per Hello Kitty. Vabbè, non è che sono proprio esagerata, però mi piace, cioè, questa pena mi ha colpito molto. Mi piacciono i pois, infatti ce l'ho anche nella mia cover faiga, con l'ancora. Poi, stamattina appunto, in questo shopping improvvisato, chiamiamolo così ormai, ho comprato un completino bianco di Pizzo per questa tutina che ho comprato poco tempo fa. Facciamo vedere. L'outfit di come sono andata a Napoli, tutta sfrecciata. Vabbè, ecco qua. Cioè, sta incapando con le tutine. Generalmente non me le sono mai cagate. Però quando l'ho misurata ho detto, ah, non faccio così schifo. È molto carina. Molto figa. Poi devo solamente trovare un paio di scarpe. Perché io sono un po' negata con le scarpe. Perché essendo che sono una a cui piace girare per i mercati, cioè onestamente non, come dire, non mi vergogno di dire che vado al mercato. Perché, cioè, non sono la tipa fissata per le griff. Anzi, se trovo una griffa al mercato e la pago tipo una miseria, sono ancora più contenta. Quindi, diciamo un po' così. E comunque, quando vado al mercato, ho questo piccolo problemino che avendo un 38 e mezzo, 38, diciamo, spesso non trovo il numero perché le scarpe che sono al mercato, magari a volte in super offerta perché sono quegli unici numeri, sono magari tipo un 40 o un 35 o un 37 pure. Ho giusto quel numero, ecco, quel numero prima del tuo che dici tu che ho fottuto le scarpe. Però vabbè, ho comprato anche un costume. Io adesso mi devo scavare nei cassetti. Sì, comunque, io mando giro di nuovo questo video come ama che vi chiamo, perché veramente ho girato questo video 4 volte, non ce la faccio più. Allora, ho comprato questo con questa specie di brasilianina tanga. Ho le foto su Facebook per chi volesse ammirare il mio culo con questo coso. Ho questa specie di brasilianina, che però è l'unica cosa antipatica che si apre di lato ogni tanto e quindi diventa un film porno. E quindi questo qui è troppo figo, 3 euro. Cioè veramente, gli ultimi saldi del mercato poi. E questo qui sempre mia madre me l'ha preso, questo qua. Con il fiocchettino dietro, verde mela. Guarda, dall'inizio l'avevo sottovalutato, invece di una figaggine. 3,50 poi. Cioè, ho detto pigliali quante ne vuoi tu, sempre con la fascia. Diciamo che non avendo molto seno vado bene con la fascia, purché si è imbottita, perché ogni qua c'è la tristezza. Prima che arrivo, tipo, non so quanti minuti, e devo anche mangiare. Su YouTube ultimamente ho conosciuto, cioè, mamma che mi stavo scaccolando, ho conosciuto un ragazzo. YouTube, portami bene. No, è troppo. Che diciamo il cui canale è Gladius One, non so nominarlo bene. E peccato che era di Modena, però, cioè che è di Modena, non è morto. Peccato che è di Modena perché se fosse stato di Napoli, magari sarebbe stata una piacevole conoscenza. Perché non era male, cioè era abbastanza schizofrenico. Non ti offendere, ecco, non ti offendere, abbastanza. Cioè, somigliava abbastanza a me in certi tratti, almeno in apparenza. E poi la cosa figa, diciamo, di questa situazione è che aveva trovato il mio canale tramite un video di Subsonica di una canzone che mi piaceva un casino, che era Istrice. Cioè, quella canzone è qualcosa di inquietante, ma è veramente bella. Ok, al di fuori di questa parentesi piccolina piccolina, per quanto riguarda il resto, ho una voglia di cheese stick, quindi andrò assolutamente a mangiarmi sto panino questi giorni, mi auguro.
Sono andata alla fiera del basket, avevo girato anche un video in merito, in cui mi sono fatta sul tatuaggio pezzottissimo dei New York Knicks, una cosa del genere. E bellissimo, tutto gratis, davano un sacco di gadget, fatto dei fotomontaggi, c'erano queste piattaforme della Sprite fighe. Ah boh, insomma era molto carino, per chi è appassionato di basket ancora meglio. Sto velocizzando il video. E poi per quanto riguarda il resto, la situazione è così. Ho dei ragazzi che spesso mi contattano, che diciamo dei ragazzi che vogliono conoscere, ma io non li voglio conoscere dopo le ultime esperienze, veramente basta. E soprattutto sono stanca di sti maniaci di merda. Perché con tutto il rispetto, ma i ragazzi seri, proprio, io non dico santo che smette paura di avvicinarti, di toccarti, però questi qua che partono subito sparati o che vogliono solo stronzate, ne abbiamo fin troppi. Quindi questo è il messaggio per uno dei ragazzi che ho conosciuto ultimamente. E per gli altri ragazzi che mi contattano, poi scrivo che bel culo, magari sai, a volte anche la mia foto non è, come dire, attira questo tipo di gente, però che cacchio. Basta che vedono un po' di culo e si muniscono. Va bene, chiudo questo video salutando questo ragazzo che ho citato prima. Magari iscrivetevi al suo canale, non lo so, perché fate dei bei video. Della vita molto carini. Roba di cinema, roba di cinema. Mi dispiace di averlo distrutto così. Vado a mangiare, sto morendo di fame. E niente, mi auguro che la prossima volta vi dirò: ah, cazzo, ho trovato un ragazzo, non lo so, oppure sono felicissima, non lo so. E vive Criciti, non lo so, vive Criciti.